Recentemente, negli ultimi anni, si è sempre parlato di profezie apocalittiche. In data storica, la più vicina a noi è quella legata a Medjugorje, anche se prima di essa me ne sono state altre di apparizioni mariane legate all'Apocalisse. Parliamo di Lesalette, Garabandal e probabilmente anche Fatima. Oltre a esserci dei moniti per la salvezza delle anime del genere umano, in queste profezie, probabilmente tutte legate tra loro, c'è anche l'inquietante figura dell'Anticristo. Ma cosa sappiamo di queste profezie? Sono reali? Sono veramente un monito della sfera celeste? Non ci resta che scoprirlo con l'esperto Gianluca Marletta. Mi chiamo Gianluca Marletta, sono insegnante di lettere a Roma e mi occupo di tanti argomenti antropologici, sociologici, storici, legati alla storia delle religioni, alla storia delle spiritualità. Ho pubblicato una serie di saggi a partire dal 2006, il primo nel 2006 proprio è stato Il neospiritualismo, l'altra faccia della modernità. Ho pubblicato alcuni saggi di storia delle religioni, Apocalissi con l'antropologo Mario Polia, una sorta di studio sui miti apocalittici in tutte le tradizioni spirituali. Ho pubblicato un saggio nel 2007 dal titolo Extraterrestri, le radici occulte di un mito moderno con il professore di scienza Enzo Pennetta, che riguarda proprio l'origine, lo studio delle origini del mito extraterrestre nella società contemporanea. E tre saggi con Enrica Verucchietti sulla tematica del mondialismo, dei poteri diciamo, politici e non solo politici che controllano il mondo attuale, che sono governo globale, la storia segreta del nuovo ordine mondiale, Unisex, che è un saggio dedicato più strettamente all'ideologia gender, che è quella che oggi in qualche maniera è diventata un po' ideologia di riferimento nel mondo contemporaneo, saggio che sarà ripubblicato fra qualche mese, e La fabbrica della manipolazione, che è più strettamente legato alle tecniche di manipolazione di massa e alla creazione di quelli che sono gli stati di spirito e le mode, nella società contemporanea. Ci puoi raccontare la storia delle principali apparizioni mariane? Innanzitutto le apparizioni mariane, riassumerle in poche parole sarebbe piuttosto difficile. Dobbiamo dire che c'è stato un crescendo delle apparizioni mariane, e questo a mio parere è abbastanza significativo, a partire dalla modernità. Se vogliamo, la prima grande apparizione mariana è quella di Guadalupe nel 1535 in Messico, a Juan Diego, e forse anche una delle più straordinarie, anche se in Europa perlomeno è anche una delle meno studiate, forse perché ha delle caratteristiche particolari che si adattano poco, diciamo, ai nostri modelli antropologici, no? L'apparizione è quella in cui rimane impresso sulla tilma, sul mantello di Juan Diego, l'immagine della Vergine con una serie di simbolismi tipici della cultura azteca, tra l'altro. In realtà poi la grande esplosione delle apparizioni mariane è a partire dall'Ottocento. L'apparizione di Ruhleback a Parigi, la medaglia miracolosa, con una serie di profezie sul futuro della Francia abbastanza significative, l'apparizione di fatto qualche anno dopo di Lourdes, quella piuttosto clamorosa di Fatima, e potremmo andare avanti perché in realtà anche semplicemente calcolando quelle che sono state approvate dalla Chiesa, sarebbero già un numero abbastanza notevole. Senza considerare naturalmente tutte quelle che poi sono in stand-by, chiamiamole, perché ancora diciamo, sotto l'indagine delle autorità ecclesiastiche. Molto significativo è sicuramente il fatto che proprio nel periodo diciamo, della storia contemporanea più recente, in cui l'allontanamento in generale dalla fede, dalla pratica religiosa, ma se vogliamo da qualunque tipo di visione del sacro, è stata fortissima, quella che chiamiamo la secolarizzazione, il secolarismo,
questi fenomeni appaiono nelle loro forme più clamorose, soprattutto a partire dalla metà dell'Ottocento, e calcoliamo che proprio a metà dell'Ottocento è che cominciano poi a svilupparsi, a nascere e a diffondersi nelle masse tutte quelle ideologie fortemente secolariste che poi hanno dominato tutto lo scenario della storia contemporanea. In una certa misura, se vogliamo, i due fenomeni potrebbero essere collegati. È molto interessante vedere come già nel Settecento San Luigi Maria di Montfort, che scrisse il libro della devozione alla Santa Vergine, la vera devozione alla Vergine, annunciava quasi profeticamente che i tempi ultimi sarebbero stati proprio all'insegna della Vergine Maria e che il segno finale dell'arrivo della fine dei tempi sarebbe stato proprio l'attività, se vogliamo, l'azione della Vergine. Beh, tu prima hai parlato, ecco, dell'apparizione anche di Fatima. Come sappiamo, a Fatima la Vergine consegnò ai tre pastorelli dei segreti. In queste, diciamo, queste apparizioni che si sono susseguite, ci fu un evento che sbalordì migliaia di persone. Stiamo parlando del miracolo del sole. Ecco, per te è una concezione di massa o manifestazione del divino? Allora, innanzitutto i fenomeni di per sé non necessariamente, anche quando fenomeni straordinari, non necessariamente di per sé hanno un significato univoco. In che senso? Che non sempre è possibile dare l'etichetta di manifestazione divina a un fenomeno straordinario, cioè un fenomeno è di per sé ambiguo. Il significato di un fenomeno lo si comprende realmente dal contesto in cui poi questo fenomeno avviene. Sull'autenticità del fenomeno di Fatima mi sembra che sia abbastanza difficile negarlo. Erano presenti decine di migliaia di persone, si dice addirittura qualcosa come 70.000 persone, comprese persone che erano assolutamente lontane da qualunque prospettiva di fede cristiana o comunque religiosa. C'erano giornalisti di riviste dichiaratamente atee, anticlericali. Per cui che il fenomeno sia avvenuto è un dato di fatto. L'interpretazione del fenomeno naturalmente non è univoca, cioè un miracolo, usiamo questo termine, non è di per sé la dimostrazione che quel fenomeno viene da un'attività divina, d'accordo? Questo naturalmente però inserito in un contesto come quello sicuramente può essere considerato un segno. Tra parentesi, segni simili sono avvenuti anche in altri luoghi legati ad apparizioni mariane. Non tutti, per esempio, conoscono, proprio qui a Roma, le Tre Fontane, le apparizioni che avvennero nel 1946 e che si sono ripetute con fenomeni solari di fatto identici a quelli di Fatima anche nel 1982-83, di fronte a centinaia di persone, testimoni. Beh, tornando sempre a Fatima, oltre al miracolo del sole, sarebbe anche giusto parlare dei tre segreti che la Vergine consegnò ai tre pastorelli. Cosa puoi dirci in merito? Cioè, sono tre segreti, distinti o sono tutti insieme collegati? Allora, innanzitutto, il discorso dei tre segreti sono tre perché sarebbero Per alcuni avvenuti, quattro. esatto, sarebbero stati rivelati in tre occasioni differenti. L'unico particolare, obiettivamente curioso, è il fatto che il cosiddetto terzo segreto, a differenza degli altri due, mancherebbe di una spiegazione. E qui sono nate, diciamo, tutte le interpretazioni. A volte anche tra virgolette, non in senso dispregiativo, tra virgolette complottiste, che vorrebbero che il vero significato del terzo segreto non sia stato rivelato, perché conterrebbe dei contenuti che in qualche maniera potrebbero essere, diciamo, sconvolgenti per l'opinione pubblica. Ora, su questo poi naturalmente si è discusso moltissimo, ci sono varie scuole di pensiero. ci sono state indiscrezioni del fatto, di fatto mai su cui la Santa Sede, per esempio, non si è mai pronunciata, no? Cioè, già negli anni 60 ci furono veline che uscirono sui giornali tedeschi in cui si parlava di eventuali versioni del terzo segreto di Fatima estremamente catastrofistiche che sarebbero state consegnate agli allora grandi capi di Stato dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti, e anche lì il Vaticano non smentì mai.
Ci sono state delle esternazioni abbastanza singolari di Giovanni Paolo II durante alcune visite pastorali, soprattutto in Germania, in un caso particolare, in cui lui, tra le righe disse: beh, se anche il segreto contenesse affermazioni catastrofiche, a questo punto perché uno lo dovrebbe rivelare? Cioè, se anche veramente rivelasse che interi popoli scompariranno, che ci sarà un'apostasia terrificante dalla fede, quale motivo ci sarebbe da rivelarlo, no? E qui, naturalmente, queste affermazioni hanno dato poi la stura a tutta una serie di interpretazioni, come è normale che sia. Ufficialmente poi il segreto sarebbe stato rivelato, almeno in parte, questo è da dire, con la famosa pubblicazione della visione dei pastorelli e del vescovo vestito di bianco colpito da proiettili e frecce. Naturalmente qui rimane poi il grande punto interrogativo, è un discorso talmente ampio, sul quale adesso in poche parole sarebbe difficile entrare. No, questo particolare del terzo credo che non sembrerebbe non sia stato rivelato tutto quanto, ma ci sono degli elementi a favore di questa tesi, cioè quali sarebbero? Beh, innanzitutto, ci sono appunto molte voci di corridoio, Quindi interne al. anche interne al Vaticano, qualche volta interne anche ad alcuni prelati, e poi appunto la curiosità del fatto che, a differenza degli altri due segreti, dove la visione iniziale che i pastorelli avrebbero avuto, se a questa visione segue una spiegazione, una sorta di catechesi in qualche maniera, nel caso del terzo segreto non c'è nessuna spiegazione. E non solo, in una versione, dei primi due segreti, c'è un particolare in effetti abbastanza curioso a livello anche sintattico. La Vergine avrebbe detto ai pastorelli, riguardo alle tribolazioni che avrebbero colpito il mondo e la Chiesa negli anni successivi, che il Portogallo avrebbe conservato la fede, eccetera, eccetera. Proprio sul testo originario, come pubblicato, c'è scritto questo eccetera, che obiettivamente lascia un po' interdetti. Come se ci fosse un Come continuo se ci del. fosse un continuo che in qualche maniera, non credo insomma che la Vergine Maria, se è realmente apparsa a Fatima, insomma, avrebbe lasciato questi puntini in sospeso. Questo evidentemente lascia intendere qualcosa. Cosa sia questo qualcosa, normalmente poi lo lasciamo alla speculazione, insomma, di chi evidentemente forse ne sa di più, oppure immagina di saperne di più. Senti, invece per quanto riguarda il discorso dell'attentato al pontefice, pensi che Giovanni Paolo II era lo stesso pontefice descritto nel terzo segreto, cioè quello che doveva essere Che ucciso? dovrebbe essere ucciso. Allora, sicuramente la visione in quanto tale ha dei significati simbolici. Simbolico non significa qualcosa di evanescente, simbolico vuol dire che una visione può avere vari livelli di interpretazione. È lo stesso discorso delle scritture. Un testo scritturale della Bibbia piuttosto di qualunque altro testo sacro ha varie modalità di lettura che sono altrettanto valide, benché non siano mai unica, d'accordo? Qui potremmo fare decine di esempi. Il discorso della visione evidentemente rimanda a una situazione di tribolazione, questo è abbastanza evidente. Del resto poi la storia del XX secolo e la storia anche attuale conferma che una tribolazione senza precedenti nella storia dell'umanità sta avvenendo. Che quel vescovo vestito di bianco sia esattamente Giovanni Paolo II, qui il discorso è più complesso, cioè nel senso che potrebbe anche essere, può indicare anche ciò che è avvenuto a lui. Mi sembra piuttosto riduttivo ricondurlo solo alla sua figura, anche perché poi Giovanni Paolo II non è morto, a differenza di quello che nella Viene visione, viene descritta. descritta. Sicuramente, l'attentato a Giovanni Paolo II rientra in qualche maniera in questa grande tribolazione che non solo la Chiesa Cattolica, ma diciamo tutta l'umanità ha vissuto e sta vivendo tuttora. Ricondurlo semplicemente solo a un episodio, legato a un singolo individuo, forse è, diciamo, quantomeno riduttivo, almeno questo penso. Che poi indubbiamente ci sono delle coincidenze abbastanza, curiose, che legano l'attentato a Giovanni Paolo II alle profezie di Fatima e all'avvenimento di Fatima, anche la data in cui l'attentato avvenne, che è esattamente quella delle apparizioni, della prima apparizione della Vergine, in Portogallo. E altri particolari di questo tipo, beh, indubbiamente fanno parte di quelle coincidenze che poi, stimolano la fantasia, se vogliamo, anche in senso positivo. Che
che sia solo collegabile alla figura di Giovanni Paolo II, forse, insomma, appunto, ribadisco, è troppo limitato. Qui si sta parlando di una persecuzione totale e profonda, e tra l'altro, appunto, manca anche la spiegazione della visione. Unico fra tutte le visioni di Fatima, lì una spiegazione non c'è, o quantomeno a noi non è stata mai rivelata. Senti, una cosa che mi sono sempre domandato, perché si è sempre pensato che il terzo periodo contenesse qualcosa di estremamente terrificante? Cioè, da quando io ho saputo della terza profezia, ho sempre sentito voci dire che fosse una cosa terrificante, che contenesse qualcosa di terribile per l'umanità. Il motivo essenzialmente è che non è stato rivelato. Secondo le indicazioni, almeno che Suor Lucia avrebbe dato e che sarebbero state comunicate a lei dalla Vergine, il segreto doveva essere rivelato esattamente nel 1960. E questo poi è un particolare curioso perché naturalmente ha suscitato una serie di speculazioni, perché proprio in quegli anni poi comincia il Concilio Vaticano II che ha dato la stura a una trasformazione all'interno della Chiesa Cattolica estremamente profonda e complessa, da alcuni esaltata, da altri fortemente criticata. Alcuni l'hanno voluto collegare anche a questo, quindi la necessità di mettere in allerta. Ora, fatto sta, diciamo, la curiosità, a volte persino la morbosità rispetto al terzo segreto di Fatima nasce appunto dal segreto stesso. Per quale motivo non sia stato rivelato nel 1960, per quale motivo tutti i pontefici dagli anni 20 in poi ne siano venuti a conoscenza, ma non abbiano mai ritenuto opportuno, secondo il linguaggio Ecclesiastico. ufficiale ecclesiastico, di pubblicarlo, per quale motivo appunto poi, quando è stato pubblicato, almeno in parte, è sembrato a molti che il testo non fosse, per i motivi che abbiamo spiegato, del tutto completo. Quindi, da questo punto di vista, è normale che nascano poi tutta una serie di speculazioni. Speculazioni che poi in qualche maniera si rafforzano anche nel parallelismo con altre apparizioni e con altri, almeno presunti, messaggi che la Vergine in altre apparizioni avrebbe inviato ai veggenti in altre parti del mondo, no? Dove certi contenuti obiettivamente hanno delle forme apocalittiche Come era e andata Emmerich, come stai dicendo? negli ultimi 2 secoli e mezzo le visioni, diciamo, di carattere più strettamente apocalittico nella mistica cattolica sono state innumerevoli. In realtà ce ne sono state anche nella mistica ortodossa, ma insomma sono chiaramente meno conosciute qui in Occidente. A partire dalle visioni di Anna Caterina Emmerich, della beata Caterina Emmerich, tra l'altro visionaria straordinaria, che ebbe una serie di rivelazioni a volte persino confermate dai dati archeologici. Faccio l'esempio che è più clamoroso e conosciuto, quello della casa di Maria Efeso, che poi fu ritrovata dagli archeologi tedeschi proprio in base alle rivelazioni di Caterina Emmerich. Ma al di là di questi aspetti, è anche la prima, nell'età moderna, che comincia a parlare, della fine dei tempi e ne parla con quei termini che poi sono diventati caratteristici di tutti i messaggi di queste visioni. La grande apostasia, una sorta di nuova religione mondiale che comincia ad affermarsi, ma una religione che non nasce da una rivelazione, quindi semplicemente da un sincretismo umano. L'avvento dell'antimessia, dell'anticristo, dell'ingannatore, così come poi viene anche indicato nelle stesse scritture cristiane e non solo cristiane, e tutta una serie di aspetti e di particolari che poi hanno, diciamo, titillato la fantasia. Basti pensare alla famosa visione di Caterina Emmerich dei due papi, che quando c'è stata l'elezione di Papa Bergoglio, del Papa attuale, ha naturalmente suscitato Un po' di scalpore. un po' di scalpore, no? Qualcuno ha detto, ecco, come faceva questa suorina agostiniana dell'inizio dell'Ottocento a conoscere qualcosa del genere? L'allontanamento del Papa da Roma, la corruzione profonda non solo a livello morale, ma anche spirituale e dottrinale del clero, che lei annuncia con dei particolari che obiettivamente sembrano una fotografia dei tempi contemporanei e non solo del clero, perché poi c'è tutta una descrizione della società moderna, comunque della società che per lei sarebbe stata futura, ma per noi evidentemente non lo è più, davvero sconcertante, insomma.
Qui ci sarebbero dei particolari che naturalmente sarebbe lungo adesso da riportare, ci vorrebbe un incontro a parte solo per questo. Però evidentemente da lì in poi non solo lei, ma anche altre grandi figure di mistiche, basta pensare a Anna Maria Taigi, anch'essa parla della fine dei tempi con determinate terminologie e immagini, ma anche alcune apparizioni mariane. La stessa apparizione di Garabandal, che non è mai stata ufficialmente riconosciuta dalla Chiesa, di fatto rimanda a questa urgenza, della preparazione spirituale, in attesa di una fine che appare imminente. Naturalmente imminente, questo, imminente in una prospettiva celeste, non è imminente nella prospettiva umana. E poi ci sono anche altre apparizioni molto particolari e poco conosciute. C'è stata l'apparizione di Akira in Giappone, una suora giapponese, in cui ritorna ancora una volta, per l'ennesima volta, questa tematica della fine dei tempi imminente, dell'apostasia della Chiesa e della corruzione profonda della società, quella che poi San Paolo chiamava l'apostasia delle genti. Ecco Beh, quindi il perché, no? Si sospetta che il messaggio di Fatima, avrebbe, diciamo, dei contenuti così apocalittici. Il contesto inviterebbe a pensare a una cosa di questo genere, naturalmente non lo possiamo dire. tu hai accennato adesso a Garabandal, ma ci sono anche altre profezie mariane come le Salette, Medjugorje, che parlano di questi avvenimenti apocalittici, ma c'è questa interconnessione forte con Fatima tra queste altre apparizioni? Allora, innanzitutto la Salette, è un fenomeno piuttosto curioso, perché la Salette di fatto è dello stesso periodo di Lourdes, dello stesso periodo in cui c'è l'apparizione a Poulebac, della medaglia miracolosa, e obiettivamente poi c'è tutto il discorso delle due versioni. La Salette, la Vergine avrebbe rivelato alcune cose, questa iniziale, rivelazione che aveva dei contenuti fortemente apocalittici e anche estremamente critici, se vogliamo, nei confronti del futuro della Chiesa, critici nel senso che appunto, si annunciava una sorta di apostasia totale con dei termini estremamente forti, quali Roma diventerà la sede dell'Anticristo o cose di questo tipo, fu poi successivamente corretta, proprio per richiesta esplicita, della Chiesa stessa, delle gerarchie ecclesiastiche che affermarono in qualche maniera che all'interno dei messaggi di Garabandal, scusate, di Salette, ci sarebbe stato un influsso della stessa leggente suggestionata dal clima apocalittico che all'epoca c'era in Francia. Un clima apocalittico che indubbiamente era presente in larghe masse dell'opinione pubblica cattolica dell'epoca, dovuti anche la fase rivoluzionaria che in quel momento si stava vivendo in Francia, ricordiamoci che era il periodo del 48, l'esplosione dei grandi movimenti socialisti, rivoluzionari, per cui che ci fosse uno stato di spirito di questo tipo è evidente. Però diciamo, in sostanza però il messaggio iniziale è quello che la leggenda Il va. messaggio però iniziale obiettivamente non era esattamente identico a quello che poi fu in qualche Modificato. modo corretto, ecco, mettiamolo così. E questo è molto significativo. In pratica si parlava anche del fatto dell'evoluzione della casa di Dio, no? Infatti c'è un pezzo della profezia che dice che i tempi di Dio non saranno più i suoi, ma di Asmodeo, dei suoi demoni. Esattamente, e lì il discorso poi è ancora più profondo perché non si tratta semplicemente di corruzione morale, cioè da quello che si evince da questi messaggi la corruzione è anche più profonda, è un'apostasia. La corruzione morale attiene all'individuo, è grave nella misura in cui naturalmente semina scandalo, se vogliamo usare un termine teologico, ma la corruzione dottrinale, la perdita dei contenuti stessi basilari di una fede è obiettivamente molto più grave, perché in qualche maniera mina la sopravvivenza stessa di un'istituzione, d'accordo? Del suo contenuto soprannaturale. In questi messaggi si lascia intendere anche questo aspetto qui, che in qualche maniera è inedito, non è semplicemente la classica corruzione di cui parlava anche Dante nel 1300, piuttosto che San Francesco, piuttosto che qualcun altro, no? Ma si tratta di una perdita di orientamento che è decisamente più, attiene molto più all'essenziale.
Senti Gianluca, a me la cosa che desta sospetto, tornando al discorso Fatima, è che in altre profezie mariane si parla sempre spesso della figura dell'Anticristo, quindi l'avversario di Dio e del genere Esattamente. umano. Quello che mi sovviene in mente è perché in altre profezie se ne parla e in Fatima viene, diciamo, non menzionata la cosa. È possibile quindi, tornando al discorso, che nel terzo segreto la parte mancante, presunta parte mancante, si possa riferire a lui. Beh, si può, su questo possiamo speculare all'infinito, in effetti, perché non avendo dei dati oggettivi, se non appunto delle mere illazioni, è difficile obiettivamente capire una cosa di questo genere. Questo è obiettivamente un particolare piuttosto curioso, perché poi della figura dell'anticristo, dell'ingannatore, qui poi sarebbe anche abbastanza complesso, capire cosa la tradizione cristiana intende con anticristo, cioè se intende uno stato di spirito collettivo o se intende un individuo o se intende anche tutte e due le cose, perché necessariamente l'una non nega l'altra, d'accordo? Però al di là di questo aspetto che poi sarebbe piuttosto lungo da affrontare, è effettivamente un particolare curioso, cioè a Fatima dell'anticristo non si parla, si parla di guerre, si parla di conflitti, si Mentre a parla di... Medjugorje poi se ne parla ampiamente anche in San Paterato. Sì, se ne parla in realtà un po' in tutte le rivelazioni private. Questo è un aspetto che ritorna abbastanza con una certa costanza. Mentre a Fatima obiettivamente no. E questo è un particolare curioso, è uno dei tanti particolari appunto che ha fatto poi speculare sull'eventuale esistenza di qualche cosa di un messaggio più vasto e più complesso di quello che poi è stato pubblicato. Tutte le profezie che abbiamo adesso elencato, Carabandal, Medjugorje e le Salette, ci sono anche le profezie bibliche, per esempio troviamo quella più famosa che è quella di San Giovanni, ovvero l'Apocalisse. Cosa differenzia questo tipo di profezia dalle altre che abbiamo citato? Innanzitutto le profezie bibliche fanno parte per la tradizione cristiana del patrimonio di fede, mentre le rivelazioni private non obbligano nessuno da questo punto di vista, sono indubbiamente delle cose interessanti, possono anche essere e devono in qualche caso magari essere prese con grande serietà, ma obiettivamente sono qualcosa a margine. Una persona potrebbe essere un cristiano cattolico devotissimo e assolutamente ortodosso e non credere assolutamente a Fatima, Lourdes, piuttosto che a Medjugorje o ad altro tipo di esperienze assolutamente private. E questo è molto importante anche perché in effetti poi sul discorso della profezia, questo è un particolare che magari tante volte non si sorvola. È sempre difficile distinguere quello che è un contenuto obiettivamente divino da quello che poi è la traduzione che la particolare percezione psicologica dell'individuo fa di determinate cose. Cioè noi siamo sempre un filtro, qualcuno direbbe noi siamo un velo posto sul divino e il velo naturalmente trasmette la luce a seconda del colore del velo stesso. Per cui non sempre in effetti è facile distinguere ciò che c'è di umano da ciò che c'è obiettivamente di sovrannaturale o di superiore. Sul discorso della scrittura, il discorso è molto più profondo. Innanzitutto, tutti parlano delle profezie dell'Apocalisse, anche perché sono obiettivamente le più complesse, le più profonde e anche le più difficili a livello interpretativo. Ma in realtà poi tutto l'Antico e il Nuovo Testamento, soprattutto il Nuovo Testamento, è pieno di riferimenti alla fine dei tempi. Basta prendere le lettere apostoliche, cito San Paolo su tutti, Tessalonicesi. per i tessalonicesi, ma non solo, insomma, per tirar fuori una quantità enorme di dettagli sulla fine dei tempi anche molto più nitidi e molto più chiari di quelli espressi dall'Apocalisse stessa che parla invece un linguaggio molto particolare. San Paolo che parla del senza legge, del figlio dell'iniquità, quello che poi San Giovanni chiama l'Anticristo nelle sue lettere, è lui che parla dell'apostasia finale dei tempi ultimi. Della confusione, del diffondersi di ideologie travianti, adesso usiamo dei termini moderni per capirci, ma di fatto insomma quello che i testi esprimono è esattamente questo. Molto del contenuto apocalittico del cristianesimo deriva in realtà forse più dalle lettere di Paolo o da certi accenni contenuti nei Vangeli piuttosto che dall'Apocalisse di Giovanni. Sul discorso dell'Apocalisse di Giovanni
discorso chiaramente di una complessità immensa. L'Apocalisse parla un linguaggio simbolico, molto spesso anche gli esegeti se la rigirano in questa maniera per evitare poi lo scoglio di dare un'interpretazione. Perché tu al simbolo, appunto, secondo una certa interpretazione un po' banale, puoi far dire tutto. In realtà non è così. Un linguaggio simbolico, l'abbiamo detto, è un linguaggio che parla a tutti i livelli. Non è un linguaggio che, per usare un'espressione romanesca, la butta in caciara, d'accordo? Cioè la mette su un piano di confusione perché non ha nulla da esprimere o perché ha da esprimere concetti vaghi. Parla a livelli diversi. Cioè l'Apocalisse è un testo che parla della fine. La fine non è solo e necessariamente la fine di un mondo, la fine può essere anche la fine individuale nostra. Una fine spirituale. In una lettura spirituale, ad esempio, l'Apocalisse è anche ciò che avviene all'individuo stesso nel momento del travasso, ma questo poi è un discorso che sarebbe estremamente complesso, no? È quello che avviene naturalmente alla fine dei tempi, diciamo intesi anche nel senso storico, cronologico. Per cui è evidente che certi riferimenti possono adattarsi a livelli molto diversi. Sul discorso più strettamente storico, nell'Apocalisse sono indicate determinate cose, no? Per cui c'è poi il famoso numero della Della bestia, bestia. il 666, con tutte le innumerevoli interpretazioni a cui è dato adito, c'è il discorso della grande Babilonia, questa sorta di potere mondiale. Che controlla l'economia, no? Non potevano più comprare o vendere senza il numero della bestia, impresso sulla fronte e sulla mano. Queste chissà quante volte, insomma, l'abbiamo dette, sentite, ripetute queste cose qui. C'è la descrizione della battaglia finale del Cristo, trionfatore contro il figlio dell'iniquità, il figlio della perdizione, che non viene chiamato anticristo sull'Apocalisse. Il termine anticristo si trova solo sulle lettere di Giovanni. Però di fatto stiamo parlando esattamente della stessa entità, usiamo questo termine. Profezie che poi in realtà si ritrovano in maniera assolutamente analoga anche in altri testi sacri di altre tradizioni spirituali, cioè basti pensare che certi contenuti di fatto sono assolutamente identici nell'Apocalisse di Giovanni, piuttosto che nel Bhagavata Purana indù, piuttosto negli hadith islamici o in altri testi di altre tradizioni, insomma. Il contenuto fondamentale è che alla fine dei tempi l'uomo si allontana sempre di più da Dio, dal divino, si corrompe quindi in tutti i suoi aspetti, arriva in qualche maniera una figura che assomma questa perversione e questa degenerazione che i cristiani chiamano anticristo, gli islamici chiamano al-Dajjal, cioè il deforme, l'ingannatore, l'ingannato lui stesso, ma in altre tradizioni vengono indicate con termini abbastanza simili, e nel momento in cui poi tutto sembra perduto, tutto verrà salvato. Per cui all'avvento finale, alla manifestazione finale della divinità, le tenebre svaniscono esattamente come svanirebbero le tenebre di una cantina buia al momento che vi portiamo un braciere acceso, perché le tenebre non hanno una consistenza intrinseca, ma sono un'illusione. Senti, a proposito sempre dell'Apocalisse, te la butto così semplicemente, usa delle terminologie che si riferiscono al passato, ma alcuni esperti ipotizzano che parli al futuro. Quindi come si spiega questa discrepanza di... Allora, il linguaggio, proprio perché il linguaggio di un certo tipo di simbolismo parla a vari livelli, uno stesso simbolo può essere applicato in qualche maniera a diverse situazioni storiche. È piuttosto singolare, per esempio, nei Vangeli c'è un brano che si chiama proprio La Piccola Apocalisse, viene chiamato dagli esegeti La Piccola Apocalisse. Si trova nel Vangelo di Matteo, ma anche in Luca e anche in Marco, anche se in misura molto minore, in cui Gesù parla della fine dei tempi. E gli eventi della fine dei tempi, in effetti, sembrano quasi sovrapporsi a quelli della distruzione del Tempio di Gerusalemme avvenuta poi una quarantina di anni dopo. Questo è abbastanza singolare, ma in realtà non deve sorprendere più di tanto, perché un linguaggio, appunto, che è simbolico, parla e può essere riferito a vari eventi, per cui per l'ebreo dell'epoca di Gesù, quello che poi qualche anno dopo sarebbe stata la distruzione del Tempio,
è di fatto un evento apocalittico e lo è a tanti livelli, spirituale, materiale, eccetera. E nello stesso tempo, la fine dei tempi ha un'analogia con la distruzione del tempio. È il momento in cui la spiritualità viene perduta, cui il figlio dell'iniquità si innalza lì dove non dovrebbe stare, Sul trono di Dio. dichiarando se stesso figlio di Dio, dichiarando se stesso Dio e facendosi adorare e opponendosi a tutto ciò che l'uomo chiama Dio, in qualche maniera quindi un'analogia notevole c'è. Cioè, anche nelle profezie dell'Antico Testamento, per esempio il libro di Daniele parla spesso della corruzione finale, del re iniquo che giungerà a distruggere, a colpire il popolo di Israele, che simbolicamente. Poi di tanti anticristi ce ne sono stati tanti, Esattamente. quindi da Nerone fino a Oh. Hitler. È chiaro che un certo tipo di esegesi, per esempio, identifica la figura del re iniquo con quella di Antioco Epifane, che nel III secolo a.C. perseguita gli ebrei e pone le statue degli idoli nel Tempio di Gerusalemme. Ma se è corretto quel tipo di interpretazione, non è assolutamente da scartare l'interpretazione invece propriamente scatologica. Per cui alla fine dei tempi avverranno eventi analoghi, non identici naturalmente, ma analoghi. Quindi molto simili. L'introduzione degli idoli nel tempio, quindi dell'impunità, della corruzione e della falsità nel luogo sacro, può avere evidentemente molte chiavi di lettura che non sono semplicemente solo l'evento storico di Antioco Epifane, ma potrebbero essere anche altre. Allora Gianluca, la parosia è la parte conclusiva, diciamo, di questo avvenimento, che sarebbe il ritorno di Cristo e la sconfitta delle forze tenebre. Ma la parosia ha anche una doppia valenza. Sì, allora, il discorso della doppia parusia, la parusia in quanto tale con la P maiuscola è naturalmente il ritorno, il Cristo del secondo avvento, che curiosamente è atteso anche dall'Islam. Questa è una cosa che molti, soprattutto cristiani, non sanno, ma colui che deve giungere alla fine dei tempi nella tradizione islamica è il Cristo, non è il profeta Muhammad. E questo sarebbe anche significativo come tema da affrontare. Ritornando però alle cose, diciamo, di casa nostra, la parusia, il termine parusia da San Paolo viene utilizzato anche riguardo all'anticristo stesso o al figlio dell'iniquità. Si parla appunto della parusia dell'iniquo che verrà a pervertire tutta l'umanità, tutto il mondo. Ora, da questo punto di vista è abbastanza interessante perché qualcuno, no, ha detto che in realtà l'anticristo è anche un antecristo, cioè è colui che portando all'estremo limite la degenerazione, la parodia di Cristo stesso, perché poi, aspetto molto importante, l'anticristo è in qualche maniera ciò che esteriormente assomiglierà di più al Cristo. Su questo le tradizioni sono assolutamente concordi. L'anticristo farà prodigi, dicono le scritture, tali da poter pervertire anche gli eletti, se fosse possibile. Questo significa che i poteri, diciamo, in senso lato dell'anticristo non saranno innanzitutto solo poteri di tipo materiale, economico o diciamo, orizzontale, avrà dei poteri di altro livello, anche, con i quali riuscirà a parodiare, questo è il termine esatto, il Cristo. Quindi Proprio avrà la questa è stessa la vita di Cristo, farà le stesse cose che ha fatto di Cristo. potenza dell'anticristo e ciò che lo rende obiettivamente temibile più di ogni altra cosa, secondo la tradizione cristiana. Proprio questo suo somigliare al Cristo, ma non avendo lo spirito di Cristo, naturalmente, anzi, essendo in una certa misura esattamente l'opposto. Qui c'è un discorso metafisico molto complesso. L'ombra, la tenebra, è sempre l'ombra di qualche cosa. Non contiene l'essenza di quel qualcosa, ma in qualche maniera ne riproduce l'aspetto esteriore. Come noi quando camminiamo sotto il sole proiettiamo un'ombra che assomiglia a noi, ma non siamo assolutamente noi, la tenebra e il male, se vogliamo usare un termine morale, è sempre la proiezione, in qualche maniera, da un punto di vista esteriore, estremamente simile di ciò che invece è la realtà vera, la realtà con la maiuscola. L'anticristo quindi in qualche maniera somma tutte le possibilità negative del ciclo storico umano nella maniera più, tra virgolette, perfetta possibile. Quindi sarà colui che obiettivamente assomiglierà di più al Cristo, sarà colui che, secondo la tradizione, si presenterà come il Cristo ritornato, ma con caratteristiche di deformità spirituale,
forse non solo spirituale, perché alcune profezie addirittura lo indicano come deforme fisicamente in alcuni suoi aspetti, anche proprio esteriori, che potranno permettere di riconoscerlo. Su questo poi ecco, sarebbe un discorso molto complesso e molto ampio, che non è sufficiente insomma, il tempo che abbiamo per poter approfondire insomma, in maniera sufficiente. Il Cristo è invece la parousia vera, poi quella che chiude in qualche maniera questo il ciclo storico, il ciclo di questa presente umanità, d'accordo? Con l'instaurazione, ed è qui poi il discorso molto nemmeno troppo chiaro, cioè cosa avviene al momento della parousia. Secondo alcuni il momento della parousia coincide anche con un periodo di perfezione e di trasformazione del mondo stesso, e non semplicemente con una dissoluzione del mondo. Questo è anche molto interessante. Qui poi si inseriscono anche tutte le profezie sul millennio dei giusti e sul regno di Dio sulla terra, i mille anni di pace, eccetera, eccetera. Anche qui evidentemente apriamo un link molto vasto, enorme, che non possiamo assolutamente pretendere di affrontare in questo contesto qui. Però in effetti quello che è fondamentale da capire è che la parousia è comunque l'illuminazione e la vera apocalisse, perché apocalisse poi, al di là di tutti i significati più o meno catastrofici, angosciosi e spaventosi che abbiamo dato nel tempo, significa essenzialmente svelamento, sollevamento di un velo, di una tenebra che ricopre la realtà. Per cui l'apocalisse è effettivamente l'illuminazione, è il ritorno della verità degli esseri. Per me stesso sarebbe rivelazione, quindi. Letteralmente, anzi, più che rivelazione, letteralmente svelamento, perché Apo è un termine che indica appunto il sollevamento di qualche cosa, un sollevamento di un velo che ha offuscato gli occhi dell'umanità e che ci impedisce di vedere la realtà per quello che è. Senti, siamo quasi giunti al termine della puntata, però ho altre due domande da farti. Una tra queste che l'ultima battaglia scritta nell'Apocalisse, quindi tra le forze del bene e quelle del male, si dovrebbe svolgere nella località di Megiddo. Perché è stata scelta questa, cioè c'è un motivo particolare perché è stato scelto questo luogo per questo scontro finale? Allora, il discorso di Megiddo, Armageddon poi nella tradizione apocalittica di Giovanni, è collegata alla presenza di una località nel Nord Santa che si chiama appunto Megiddo, oggi sarebbe Tel Megiddo, una cosa di questo genere, dove nell'antichità si svolsero alcune tra le più importanti battaglie del vicino Oriente, la storia del vicino Oriente, quella tra i Titi egiziani, ma anche quella che oppose egiziani e ebrei al tempo del re Giosia, diciamo che è considerato quindi un posto fatale. Allora, anche qui possiamo provare a interpretare il simbolo. Cosa ci sta dicendo questo simbolo? Ci sta dicendo che esattamente a Megiddo, in quel luogo lì, avverrà lo scontro finale fra le forze delle tenebre e la forza della luce? O comunque sta indicando una regione del mondo, in qualche maniera il Medio Oriente, su cui alla fine tutte le tensioni del mondo finiranno per scaricarsi? Forse questo è il significato. Diciamo che di fatto nella tradizione cristiana c'è l'idea che i tempi finali, lo scontro finale avverrà nel Medio Oriente, nella Terra Santa, e questo anche nella tradizione islamica. Detto per questo, si parla dell'apparizione di Cristo, e questo ha un link sulla tradizione islamica perché è molto interessante da questo punto di vista. Si parla della discesa del Cristo alla fine dei tempi a Damasco, sul minareto della moschea di Damasco, il minareto bianco. Il Cristo che insegue l'Anticristo fino a Gerusalemme e poi lo distruggerà con il soffio della sua bocca, il soffio chiaramente simboleggia il Verbo Divino, davanti alla porta di Lud, che è la porta occidentale di Gerusalemme. Ora, senza voler prendere queste indicazioni geografiche in senso strettamente letterale, però è abbastanza interessante che tutte le tradizioni convergano sull'idea che il Medio Oriente, in particolare la Terra Santa, sarà il luogo dello scontro finale. E forse, se vogliamo proprio provare a fare un collegamento con la situazione del mondo attuale, potrebbe non essere proprio così assurdo, se vogliamo, no? Sappiamo quante tensioni strategiche, spirituali, politiche si concentrano su quella zona del mondo, che evidentemente ha ancora qualcosa da dire nella storia dell'umanità.
E qui ci fermiamo perché sennò poi potremmo andare, diciamo, a fare interpretazioni troppo soggettive della storia contemporanea. Una dopo considerazione finale, quindi secondo te siamo prossimi al grande avvento della parusia oppure no? Ma secondo me, naturalmente, io non posso dire nulla, cioè sono un semplice individuo che studia queste cose. Forse sarebbe più interessante vedere cosa la tradizione dice riguardo alla fine dei tempi, cioè, e confrontarla poi con i tempi che viviamo. E ognuno si può fare la sua idea personale. La tradizione afferma della fine dei tempi che saranno un tempo appunto di grande apostasia, di allontanamento dalla spiritualità, di confusione, di caos, di parodia del bene. Se questi sono i tempi che noi stiamo vivendo, ognuno poi lo giudichi da sé, evidentemente. Io ringrazio Gianluca Marletta per essere stato nostro ospite, grazie Gianluca Grazie a te e grazie a voi. e ci vediamo alla prossima puntata.